Pronti? Ciao, pronti, partenza via. Buonasera a tutti, famiglia di Cani per Amici, di nuovo insieme per il nostro martedì. Il martedì sera, un martedì ogni 15 ultimamente, io sono qui con te per portarti nel mondo del tuo cane. Un mondo che è molto più grande, molto più profondo, molto più sfaccettato di quanto le persone credano. Stando qui questa sera insieme a me, scoprirai ennesimi pezzi. La maggior parte delle persone crede che il mondo del cane sia una specie di goccia, e invece il mondo del cane è il mare. La maggior parte delle persone crede che i cani siano tutti uguali. La maggior parte delle persone crede che un cane si cresca dicendo no tutte le volte che sbaglia. La maggior parte delle persone crede che si debba andare a fare sempre tutta la ressa sul campo di addestramento e che questo sia crescere un cane. E invece scoprirai anche questa sera un pezzo del puzzle, scoprirai un'altra goccia e soprattutto ti accorgerai che c'è un mare. Ben arrivati a tutti voi, io questa sera lo dichiaro, sono veramente un po' caput, ma ci provo. Provo ad esserci e provo ad esserci con chiarezza, come sempre, con semplicità e con chiarezza, proprio per farti capire. Perché dal capire, dalla consapevolezza, poi si possono creare delle azioni che sono veramente efficaci. Lo so che mi vedi sempre qui, mi vedi sempre parlare, che magari pensi che siano solo parole, ma ricordati di questo: le parole creano la consapevolezza e la consapevolezza crea le giuste azioni. Non serve fare a caso, non serve fare gli esercizi. Ti accorgerai che c'è molto altro, molto di diverso e che ti porterà molti più risultati. Ecco, se devo scendere a parlare in termini di risultati. Punto. Ciao Dania! Ciao, ben arrivata! Questa sera abbiamo questa schifoluce perché sono senza riscaldamento in casa e questa è la stanza più calda. Ciao Lia! Grazie per audio e video, tutto ok. Ehi, ciao Ilaria! Rosy! Ciao Mara! Ehi, ciao Anna, ciao Isabella! È bellissimo quando ritrovo qualcuno di voi ed è bellissimo quando ritrovo qualcuno che è già stato con me nel pomeriggio del martedì, perché il martedì pomeriggio è il momento in cui io faccio un momento insieme, un momento live con le persone che hanno scelto di lavorare insieme a me attraverso il web e attraverso il video percorso Educa il tuo cane. Per cui grazie di essere di nuovo qui. Ciao Laura, ciao a te! Davvero ben arrivati a tutti voi. Il martedì io scelgo dei pezzi, scelgo delle gocce, ogni volta ve ne porto una. Questa sera, anche perché si sta avvicinando il Natale, ho deciso di parlarti della scelta di un cane e se tu sei qui e la scelta l'hai già fatta, ho deciso di parlarti di aspettative. E adesso ti spiego cosa intendo dire. Grazie Dania. Dania scrive, le tue non sono mai solo parole. È vero, le mie non sono mai solo parole, anche se immagino che tanta gente creda che siano solo parole perché si aspetta di vedere qualcuno che corre su e giù su un campo d'addestramento, si aspetta qualcuno che lavori il cane, cita a memoria le parole di tanti che non sono in nessun modo le mie. Io ne ho veramente le palle strapiene di questa storia del lavorare i cani. Lavorare i cani come se fossero degli oggetti. Il tuo cane è un individuo senziente e io immagino anche sia un membro della tua famiglia e credo sia fondamentale che come tale vada trattato. E sono certa che con tutti i membri della tua famiglia o con tutta la cerchia dei tuoi amici ci sia una relazione e che sia quella relazione il motore di tutto il resto. Ecco, con il cane può essere la stessa cosa, dovrebbe essere la stessa cosa e andare a lavorare sulla relazione ti cambierà completamente le prospettive. Grazie Dania, grazie infinite. Grazie. Ok, faccio due. Ciao Barbara! Due parole velocissimissime su di me. Sul perché posso usare questo strumento del web che per tanti versi è una palla pazzesca e invece per tanti altri versi offre opportunità. Perché
Perché il mio lavoro non è fare l'addestratore, non sono l'addestratore sul campo che lavora il cane, non è quello che voglio fare. E se c'è qualcuno che ascolta, che vuole quello, che vuole solo gli esercizi col collare a strangolo e avere un robottino sul campo, non sono la persona giusta. Puoi andare, non vado bene per te. Mi piacerebbe piacere a tutti, ma non è così, non sarà così. La mia scelta è piacere a qualcuno. E trasformare davvero la vita di quel qualcuno. Questa è la mia missione: fare cultura, accompagnare le persone a comprendere l'universo del loro cane e accompagnare le persone a creare una relazione, ad avere una vita felice con il proprio cane, una vita condivisa con il proprio cane. Questo è il mio obiettivo e questa è la mia missione. Posso farlo attraverso il web perché il mio modo di insegnare è proprio passare ai proprietari gli strumenti e le competenze e la tecnica. Io non lavoro con i cani, faccio vedere alle persone quando si arriva alla parte pratica e alla parte pratica ci arriviamo solo dopo che abbiamo capito, solo dopo che abbiamo imparato, acquisito consapevolezza. La mostro e poi passo subito la palla, gli strumenti ai proprietari, così che siano loro prima a sapere e poi a fare. In questo modo riesco davvero ad ottenere dei risultati, riesco davvero a cambiare la vita di cani e persone. Il feedback che più spesso le persone mi danno dopo aver incrociato il mio lavoro è: mi hai aperto un mondo. Mi hai aperto un mondo che non immaginavo ci fosse, che è quello del tuo cane. È semplice per me accompagnare le persone, ormai lo faccio da 20 anni. E il mio modo di lavorare mette insieme il tuo cane e te, perché voi siete una squadra fortissimi. Il mio lavorare è un lavorare sinergico su di te e su di lui. Io conosco tante persone che sanno fare abbastanza bene le cose sui cani, ma che non sono capaci di passare quegli strumenti, la conoscenza, la motivazione ai proprietari. Ma non serve a nessuno che il tuo cane stia bene con me o si comporti bene con me. È fondamentale che la vita sia felice con te, che sia tu a sapere che cosa fare, perché farlo e come farlo. Ok? Voilà. Fulvia, era un po' che non ti seguivo per motivi di orari, ma oggi ti sento indignata e commossa. Oggi per me è poi una giornata un po' emotivamente faticosa. E poi sì, sono stufa di tante cose, sono veramente stufa di tutte quelle persone che dicono di amare il loro cane e che poi non sono disponibili a sforzarsi neanche un po' per guardare oltre, ok? Anche se so che il mio compito è mostrare a queste persone che c'è dell'altro. E anche se so che a volte semplicemente queste persone non sanno, ma a volte faccio proprio un po' di fatica anch'io. Punto. Uf, bel respiro, un passo dopo l'altro e andiamo avanti. Grazie Cristina. Motivare le persone, il mio ruolo di coach è importante perché c'è proprio bisogno che le persone seguano un percorso, che facciano, come dico io, un passo dopo l'altro per entrare nel mondo del loro cane. Ok. Basta, cercherò di essere rapida. Puoi scegliere di lavorare insieme a me, puoi andare a vedere tutti i miei percorsi, compreso un mini percorso gratuito che ti permette di sperimentare, ok? Sul sito www.caniperamici.it. Lì trovi il mio percorso Educa il tuo cane, trovi un percorso sui cuccioli, trovi un percorso sulla psicologia, trovi un percorso sull'alimentazione fatto con un mio fantastico collega. Trovi tante opportunità di percorso perché questo è quello che io posso fare davvero per trasformare la vita delle persone. Non è dare un consiglietto al volo o far fare l'esercizietto al volo. YouTube è pieno di queste cose, ma non sono quelle che cambiano la vita. Invece la mia missione è cambiare la vita, meglio a pochi, ma a cambiarla veramente. Punto. Ciao Antonella, quest'estate tutti mi facevano i complimenti per Zoe
e mi chiedevano se l'avevo mandata dall'addestratore. Che palle questa storia dell'addestratore, veramente, che palle! Grande Antonella, sono molto molto contenta e molto orgogliosa di te, grandissima. Ciao Roberta! Ok, basta, chiudiamo questa parentesi delle opportunità. Solitamente in questo spazio io cerco di dare risposta alle domande che sono attinenti alla serata. Ci sono dei martedì sera nei quali andiamo solo di domande, io rispondo alle tue domande, e ci sono dei martedì sera nei quali io ti porto un qualche argomento, per cui risponderò alle domande solo inerenti a questo argomento, ma solo perché sennò non capisci più niente. Tanto sulla pagina YouTube di Cani per Amici ci sono tipo 120 live come questa su argomenti varissimi. Se sei curiosa, se sei curioso, se sei qui per la prima volta e ti piace il mio modo di lavorare, hai solo da andare a vedere, troverai un sacco di altro materiale, ok? La mia riflessione è partita dai peli dritti, dai regali di Natale. E dal sentire che le persone, alcune persone, vogliono regalare il cane al loro figliolo. Questa è stata la riflessione. E io ho chiesto: ma ok, su quale cane siete orientati? Quale cane vorreste scegliere? Mi riferisco a delle persone in particolare. E loro mi hanno detto che volevano prendere un border collie. E io ho chiesto: ma per quale motivo avete scelto di orientarvi su un border collie? Perché è bello, perché ha una bella taglia e perché mi hanno detto che perde poco pelo. Tu che mi stai ascoltando, ti ricordi quando hai scelto di prendere, di adottare il tuo cane? Sulla base di cosa hai fatto la tua scelta? Te lo ricordi? Ti va di scriverlo? Ti va di scriverlo, di condividerlo? Perché è molto normale che le persone scelgano un cane sulla base di ciò che vedono, semplicemente perché non sanno quasi mai che ogni cane è letteralmente diverso. Ogni cane è diverso. È semplicemente perché non sanno che ogni razza e di conseguenza ogni mix di razze porta con sé delle caratteristiche molto marcate che definiranno la vita di quel cane e di quella famiglia. Dai, c'è qualcuno che mi scrive sulla base di cosa ha scelto il suo cane? Non c'è nessunissimo giudizio, ok? Ovviamente non c'è nessunissimo giudizio, ok? Spesso, perché questa è la prima domanda che io faccio tutte le volte che qualcuno mi chiama per una consulenza, ok? Perché avete deciso di scegliere questo cane? E quasi sempre mi dicono perché mi è piaciuto, perché mi ha colpito emotivamente, perché è bello. E qualcuno mi dice di essere consapevole della scelta che ha fatto perché è andato a leggere sul web che cosa c'era scritto di quel cane. Bene, io vi annuncio che se voi andrete a leggere sul web, adesso arrivo alle vostre risposte, scoprirete che tutte le razze sono molto intelligenti, che tutte le razze vanno bene per i bambini e che tutte le razze vogliono molto bene ai loro umani. Provateci, scegliete le razze a caso e vi accorgerete che è così. Sono delle banalizzazioni fotoniche, ma veramente delle banalizzazioni pazzesche. Ok? Quindi non fidatevi di quelle quattro cretinate che leggete sul web, adesso vi spiego. Mara, hey, ciao amica! Intanto un abbraccissimo a te. Sulla base di cosa io ho chiesto, avete scelto il vostro cane? E Mara risponde: sulla base di una stupida emotività e una bella foto. Sciocca. E poi aggiunge, sgridami pure. Mara ha scelto una canina che arriva dal sud perché l'ha colpita. Ha visto una foto, probabilmente ha visto qualcosa di scritto, posso immaginare, su Facebook, e ha scelto, scrivendo
senza avere consapevolezza di quale creatura si stesse portando in casa. E questo ve lo posso dire io perché Mara è un'amica, si è trovata in casa una canina molto lontana dalle sue aspettative, molto lontana dalle aspettative di tutti. Una canina, ve lo banalizzo, ci sarebbero da dire 20.000 parole su questa canina. Una canina, semplifichiamolo così, paurosa. Mara abita in centro a Torino e si è trovata con una canina tanto paurosa, che fa tanta fatica a stare in città. Poi Mara è fantastica e ha modificato in parte la sua vita per andare incontro alle esigenze di questa canina. Ma se al posto di Mara ci fosse stato qualcun altro, quella canina sarebbe probabilmente ritornata al mittente. Ok, grazie mille Mara. Antonella, amore a prima vista, quindi immagino che anche Antonella abbia fatto una scelta esclusivamente emotiva. Roberta, io ho scelto in base al mio stile di vita le caratteristiche di razza. Grandissima Roberta. Silvia, al canile ci siamo scelti guardandoci dritto negli occhi. Ok, anche Silvia ha fatto una scelta emotiva. La mia peste è arrivata perché mio marito l'ha vista nella gabbietta di un negozio, l'ha presa in braccio e Balù l'ha leccato. Ok, anche Mara sulla base di una scelta emotiva. Isabella, io ho scelto Chicca e vi dico io, Chicca è una bretoncina volutamente per togliere dal canile, consapevole di aver scelto un cane da caccia con delle precise esigenze e consapevole che potevo trovare dei problemi. Grande Isabella, ma voi siete secchione. Ilaria che ha amici, il mio è un meticcio del sud, dico la verità, la taglia. Per cui Ilaria ha scelto sulla base della taglia, ma non sapevamo che ha anche tanto del Jack Russell perché è bianco e nero, ma è un vero terremoto. Grazie Ilaria. Dania, io ho scelto la mia Chihuahua perché l'ho vista nascere, è stata amore a prima vista. Di nuovo una scelta molto emotiva. Cristina, ciao Cri, volevo salvare a tutti i costi un cane dal canile. Confesso che scelsi Sole perché mi ricordava il cane di una mia vicina che avevo amato da piccola moltissimo e che purtroppo si smarrì e non fu più trovata. Urca, una grande scelta emotiva. Rosy, io non ci vedo niente, ragazzi. Io volevo salvare un cane, quello più disperato. Ho capito poi, visto che era il mio primo cane, le difficoltà a cui sono andata incontro. Grazie a te ho risolto molto e ho capito che Maila ha le sue caratteristiche e che la devo accettare così com'è. Io l'amo lo stesso. Bellissime queste parole, Rosy, adesso ci torno. Fantastica, Isabella dice, è stata la decisione più bella della mia vita. Francesca, ciao Cristina, prima di scegliere Polly ho studiato la razza per tanto tempo e mi hanno convinto il temperamento, la stazza, le sue esigenze che mi parevano in sintonia con la mia vita, il fatto che potevo portarmi in studio con me in quanto piccolino. Desideravo un cagnetto da stringermi al cuore. Grande Francesca. Ciao Patricia. Ho scelto uno Yorkie di piccola taglia, adatta a vivere in appartamento. Poi in realtà mi ha scelto lui. Una scelta tanto spesso, una scelta sulla base della dimensione. Adesso scoprirete dove voglio arrivare. Ciao Anna! La mia scelta di Snoopy non è stata per niente consapevole, non conoscevo le esigenze della sua razza né altro. Cercavamo tra gli annunci, l'abbiamo scelto per lo più in base alla taglia che pensavamo fosse più adatta al nostro stile di vita. Dopo il videocorso, e Anna si riferisce ad Educa il tuo cane. Di Cristina, ci si è aperto un mondo, eccola qua, ci si è aperto un mondo e abbiamo imparato a conoscere chi era Snoopy. Se avessimo avuto prima le informazioni che abbiamo adesso, probabilmente non lo avremmo scelto, ma non me ne pento e ne sono certa che tu non te ne penta, assolutamente, perché abbiamo lavorato sulle difficoltà e ora siamo più affiatati che mai. Grazie Cristina per questa possibilità, grazie a te Anna davvero per queste parole. Francesca, ho sbagliato però tante cose, ma solo con il tuo corso sto piano piano capendo molte cose. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te, Francesca. Quando vi dico che le persone mi riportano di aver scoperto un mondo, ecco, queste sono le parole di chi ha provato a lavorare insieme a me. Laura,
Ho scelto con il cuore mio peloso sull'onda dell'emozione, capitando per caso a casa della famiglia che aveva questa cucciolata di Labrador e lui era l'unico disponibile. Tantissime scelte emotive o tantissime scelte sulla base della taglia. Io un cucciolo, metticelo di mare in mano, trovato nel cassonetto della spazzatura, mai avuto prime esperienze con cani, ma ora lo amiamo tanto, solo molta paura. Mi dicono tutti che è grande, grandissimo. E che potrebbe staccarci un braccio anche solo per gioco da adulto. Sto cercando di dargli tanto amore perché ciò non avvenga. Sabrina, che vi stacchi un braccio soltanto perché è grande, ti dico serenamente, sinceramente, dimenticati di questa cosa, non smetti di pensarla. Invece del tanto amore, quello che serve è la conoscenza. E questo lo dico sempre. Non è vero, invece del tanto amore. Oltre al tanto amore serve conoscenza per sapere che cosa fare. Ecco perché io vi dico sempre che serve un percorso. Barbara, ho scelto il bassotto perché desideravo un cane piccolo con personalità che non sia un cane da borsetta. È da luglio che mi sto informando sulle caratteristiche della razza. Arriverà a Natale per puro caso. Grande! Ciao Filly! Ho scelto il Corgi. Il Corgi è un cane che io amo immensamente perché è la mia razza preferita. E col tempo mi sono informata per capire se fosse la scelta giusta. Alla fine l'ho scelto, soprattutto per il carattere e anche per la sua bellezza. È una razza eccezionale, grazie al tuo percorso per cucciolo. Adesso ha 6 mesi ed è fantastico. Grandissima! Anna, volevo fare una domanda, non so se è pertinente. Secondo te, Cristina, come orientarsi per un'eventuale scelta di un secondo cane? Perché forse ci si è presentata un'occasione, ma non sono sicura che sia la cosa migliore. Adesso ne parliamo, mi sembra assolutamente centrato. Fulvia, visto uno Shiba molto simile a un Akita ma più piccolo. Nostro figlio. Ah, ok, abbiamo visto uno Shiba molto simile ad un Akita ma più piccolo. Nostro figlio lo ha incontrato e si è innamorato, poi ci siamo informati e documentati, però hai ragione, non consapevoli totalmente, ci siamo poi rivolti ad un educatore molto competente. Kimi è un amore di Shiba e fa lo Shiba con una personalità indipendente. Con Kimi ci siamo scelti con tutta la famiglia proprio perché solitari e riservati. Non è stato facile, ma l'amore che ci ha riservato aumenta sempre di più. Allora, intanto grazie infinite per tutte queste testimonianze. Devo trovare una posizione che mi permetta di non essere accecata dalla luce. Ok, ci proviamo così tutti un pochino storti. Tantissimi di voi, l'abbiamo visto, hanno scelto sulla base dell'emotività, il che va benissimo e sono certa che siete tutti felici della scelta che avete fatto. Se oltre all'emotività ci si mettesse anche un po' di conoscenza, sarebbe più facile per quel cane. E sarebbe più facile per quella persona. Mi riaggancio all'esempio di Mara, che è stato un buon esempio. L'abbiamo parlato prima, della cagnina di Mara, che è un cane da caccia. È un cane da caccia pauroso. Mara ha fatto una scelta senza essere consapevole. Si è trovata a fare una grandissima fatica per aiutare quel cane a stare meglio. E anche la sua cagnina fa fatica per adattarsi alla vita che Mara le propone. E Mara le propone una vita veramente fantastica per lei, più di così non può fare, ma sicuramente quella cagnina fa fatica ad adattarsi alla vita di Mara. Ogni cane, e questo è il punto, ed è incredibilmente legato alle aspettative, ha una genetica. Semplifichiamolo così. Ogni cane ha una razza, appartiene ad una razza o a un mix di razze. Mi piacerebbe che tu considerassi le singole razze come se fossero i singoli cani di ogni razza, come se fossero degli operai specializzati. Noi creiamo i cani di razza come se fossero degli operai specializzati. Ognuno con la sua specializzazione e li creiamo per fare un lavoro, li abbiamo creati per fare un lavoro insieme a noi. Ecco perché ogni razza si porta dietro delle precise caratteristiche. Ti faccio 3 esempi facili facili. L'abbiamo nominato l'incrocio maremmano. Per cosa abbiamo creato il maremmano? L'abbiamo creato perché potesse fare
andare da pastore alle pecore anche senza la presenza del pastore vero. Secondo te, un cane che debba fare quel lavoro, che caratteristiche avrà? Può essere un cane moscetto che si fa spaventare da chiunque, o deve essere un cane solido, capace, che prende decisioni da solo, che prende decisioni per se stesso? Quali saranno le caratteristiche? Ecco perché si dice che il maremmane è un cane testone. Non è un cane testone, è un cane che abbiamo creato perché lavorasse anche da solo, perché prendesse decisioni da solo. Ok? Il Beagle che è stato stra di moda perché era un cane piccolo e simpatico e socievole. Per quale lavoro l'abbiamo creato il Beagle? L'abbiamo creato perché lavorasse in muta. L'abbiamo creato perché lavorasse insieme ad altri cani. Ok? L'abbiamo creato perché insieme ad altri cani perlustrasse, percorresse pianure lunghe, lunghe, chilometri, 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 affiancando la caccia, ma un certo tipo di caccia che prevede il gruppo di cani e tantissimi chilometri. Secondo te, l'operaio specializzato Beagle può essere un cane che si accontenta di muoversi poco? No, perché è un cane che abbiamo creato per correre giornate intere. Due, la maggior parte delle persone dice che il Beagle non ascolta. Perché non ascolta? Perché l'abbiamo creato non per cooperare insieme a noi, uomo-cane, ma perché cooperasse con gli altri cani. Ok? E queste sono caratteristiche grosse della razza. Sto semplificando tantissimo, ok? Ma l'importante è che arrivi il messaggio. Oppure, il border collie di cui parlavamo prima, o l'Australian, il pastore australiano che è stato di super moda qualche anno fa. Per cosa abbiamo creato questi cani? Questi cani li abbiamo creati per lavorare proprio in sinergia con l'uomo, in sinergia con il pastore, con le pecore, con le mucche. Ma è diverso dal maremmano. Il maremmano l'abbiamo creato per lavorare da solo. Questi cani li abbiamo creati per lavorare in sinergia con noi, o soprattutto per spostare. Il maremmano fa la guardia. Questi cani da pastore spostano, ok? Quindi il border collie o l'Australian saranno cani che possono fare qualche passeggiatina al giorno, o saranno cani che avranno bisogno di muoversi tantissimo perché li abbiamo creati per correre tutto il giorno? Sono cani che abbiamo creato per collaborare insieme a noi, sono cani che guardano tantissimo l'umano, ma per questo motivo, a differenza del Beagle, ad esempio. Ok? I terrier li abbiamo fatti piccoli, ok? E i Jack Russell, li abbiamo fatti piccoli, per cui tanta gente li sceglie perché sono piccoli e possono, nell'immaginario delle persone, stare in un appartamento. O anche lo Yorkie mi viene in mente. Per cosa li abbiamo creati i terrier? Pure quelli li abbiamo creati per correre tutto il giorno, per affiancarci nella caccia, peraltro una caccia nelle tane, ok? Una caccia che implica perseveranza, implica grinta, ok? E poi questi cani vengono scelti da famiglie che hanno poco tempo, hanno bambini, da persone anziane, ma non può andare bene un Jack Russell con la genetica del terrier che abbiamo creato per fare quel lavoro, inserito in una famiglia che abbia poco tempo o in una famiglia di anziani che se ne occupa a modo suo. Sono cani che hanno bisogno di fare tantissimo. E sono tutti cani che hanno bisogno di fare a livello fisico, e questo te l'ho detto, ma hanno bisogno di fare anche a livello di testa. Sono cani che noi abbiamo creato per lavorare tutto il giorno. Questi cani, questi e un miliardo di altri, messi a fare i cani da salotto, messi a fare i cani soprammobili da giardino, muoiono lentamente, muoiono di noia, si spallano terribilmente. Okay? Si annoiano terribilmente, sono frustrati
nei loro bisogni, nelle loro necessità, in quello che a loro serve. E quando un cane è frustrato nei suoi bisogni, perché l'umano non lo aiuta a pensare e a muoversi, e ti ripeto, sto banalizzando terribilmente, va in crisi e smette di funzionare bene, lo metto tra virgolette, e comincia a comportarsi male, comincia a fare casini, comincia ad essere nervoso, comincia a distruggere, comincia a tirare al guinzaglio, comincia a farsi gran cavoli suoi, comincia a farne di ogni. Ok? Ecco perché è importante che le persone scelgano sapendo a che cosa vanno incontro, per vedere se quello che quell'umano, quella famiglia può offrire in termini di tempo, risorse, cose che ci piace fare, si avvicina in qualche modo a quella che sono le caratteristiche di quel cane. Perché io ti ho parlato della genetica, ma oltre alla genetica c'è dell'altro, ma ne parliamo in un'altra puntata perché sennò ti incasino. Più riusciranno a matchare le cose, più sarà semplice la relazione tra quel cane e quella famiglia. Troppo spesso invece a me capita di essere chiamata da famiglie e quasi sempre le cose sono simili, da famiglie che non hanno tempo, due genitori che lavorano tutto il giorno con figli piccoli, che si vanno a prendere il Border Collie o il Jack Russell e pensano che occuparsi di quel cane sia fare tre passeggiate al giorno e tanto tanto amore. E poi si incartano. Perché non funziona sufficientemente bene quella cosa. Perché la scelta non è stata consapevole. E se tu ti riconosci in una scelta non consapevole, ok, ormai è andata, chi se ne frega. Impara, scopri. Scegli anche tu di buttarti in un percorso per scoprire prima chi è il tuo cane, quali sono le sue caratteristiche, quali sono le cose importanti per lui, per poi aiutarlo, indirizzarlo e aiutarlo a star bene, a comportarsi bene, ad ascoltarti. Ok? È tanto tanto importante essere consapevoli, perché poi uno impara a muoversi in base al cane che ha. E questo cambia la vita sia della famiglia che del cane. Spero di essermi spiegata perché stasera non mi sono sentita proprio chiara, chiara, chiara. Con un meticcio come Petra, come si può avere conoscenza? Neppure il veterinario ha saputo di che razza fosse. Guarda, Lia, io trovo che moltissimi, no, la maggior parte, moltissimi cani mix, meticci, abbiano meno marcate queste caratteristiche, proprio perché mixando due o più razzi tendono a smorzarsi un po', non hanno più quei picchi così manifesti, ok? Chiaro che quando c'è una prevalenza di cane da caccia, certe caratteristiche restano, ok? Se c'è la prevalenza di maremmano, certe caratteristiche restano, ma certe restano, poi essendoci anche altro, possono essere molto smorzate, ok? Donatella, Ettore è arrivato dal cielo l'anno scorso, mi hanno avvelenato il mio cucciolo di bulldog francese, urca, mi dispiace, Donatella. E quando è arrivato Ettore dopo 8 giorni, urca, hanno avvelenato la mamma. Che brutta storia. Veramente una brutta storia. Così Ettore è arrivato. Ettorino. Urca. Mi ha fatto un attimino drizzare i peli questa storia. La mia voglia di sapere è tanta. Il Labrador mi dà indicazioni dove lo collochi? Ne parlavo oggi nel gruppo Gold con le persone che lavorano con me, con Educa il tuo cane. Le caratteristiche di razza di un cane, le motivazioni di razza in realtà, così si chiamano, vanno di pari passo al lavoro per cui il cane è stato creato. Quindi lo dico a te, lo dico a tutti voi. Andate a cercare la storia del cane, non andate a leggere sul web quello che scrivono gli allevatori, è bravo con i bambini, è intelligente. Andate proprio a cercare la storia. Per quale motivo è stato creato questo cane? Nella storia, qual era il suo lavoro? Capirete un sacco di cose, ma veramente un sacco di cose. Ok? In tutti i miei percorsi, che siano quelli dal vivo, io abito a Torino, ovviamente questo mi permette di fare consulenze in Torino, Internet e Piemonte, e in tutti i miei percorsi online, questa cosa del conoscere il proprio cane, le sue caratteristiche,
le sue emozioni, il suo livello di attivazione emozionale, che sono cose che vedremo in un'altra serata e delle quali ho già parlato in altre live, sono sempre il punto di partenza. E anche le aspettative delle persone sono un altro punto di partenza. Prova a farti di nuovo un esempio semplice. Se la coppia di vecchietti che si è presa il Jack Russell si aspetta di avere il cane da salotto, mi viene in mente una coppia che ho visto tanto tempo fa. Hanno avuto un Cavalier King che tra l'altro è vissuto tantissimo, mi sembra 15 anni. Il Cavalier King è uno dei pochissimi cani che abbiamo creato per fare niente, ok? Per fare il quasi cane da compagnia, ok? Per cui sono cani oggettivamente molto quieti, che hanno bisogno di fare meno movimento di tanti altri e di nuovo banalizzo. Loro sono passati dal Cavalier King, che è stato con loro 15 anni, a prendersi il cucciolo di Jack Russell. Era una lotta con questo cucciolo di Jack Russell, erano mostruosamente frustrati, loro proprietari, ma era mostruosamente frustrato anche il cucciolo di Jack Russell, che si beccava dei nodi continuo, perché l'aspettativa di queste persone prendendo il Jack Russell era di avere esattamente lo stesso cane che avevano prima. Ok? Non hanno fatto una scelta consapevole e questo discorso delle aspettative creava un grande problema. La prima cosa che io ho fatto con loro è stato spiegare quali erano le caratteristiche di questo cucciolo che adesso era con loro, di che cosa aveva bisogno per poter stare bene, perché non poteva comportarsi bene con loro questo cucciolo, non poteva ascoltarli, perché era talmente in difficoltà, perché faceva una vita talmente inadeguata a lui, a chi era lui, che non avrebbe mai potuto comportarsi bene. Anche tu, quando sei nello stress, quando sei nella difficoltà, non riesci ad essere sereni, a comportarti bene, non riesci ad imparare un tubazzo di niente. È così anche per i nostri cani. E quando queste due persone, con fatica, con un po' di lavoro, hanno capito di che cosa aveva bisogno il loro cane, si sono adoperate con come hanno potuto, ok? Perché restavano due ottantenni con un cucciolo di Jack Russell. Ma piano piano hanno cominciato a fare una serie di cose per andare incontro a quello che serviva al loro Jack Russell, ok? E il loro Jack Russell ha fatto un sacco di cose per andare incontro a loro, per cui è cambiata completamente la relazione tra di loro. Capite perché vi dico sempre, a monte di tutto c'è la conoscenza, ok? Poi c'è la relazione, poi c'è tutto il resto, poi c'è la tecnica, ma i quattro esercizietti del cavolo non vi servono assolutamente a niente, punto. Mi aggancio ancora un attimo ad Anna. È la domanda che faceva, prendere un secondo cane. Vi porto solo lì una riflessione. È difficilissimo dire sì, è buono prendere un secondo cane, no, non è buono prendere un secondo cane, perché dipende dalla creatura che tu hai a casa. Ci sono cani che sono molto sociali, molto socievoli, hanno veramente piacere di stare con un altro cane. Ci sono anche cani ai quali non potrebbe fregar di meno di avere un altro cane in mezzo alle balle. Ok? Perché sono fortemente legati alla famiglia, fanno tante cose con quella famiglia, per cui è difficile stabilirla a priori, dipende tanto tanto dall'individuo e dipende dalla vita di quella famiglia, perché un solo cane implica con facilità il fare cose insieme, l'andare in vacanza insieme, fare weekend insieme, trovare anche strutture che accolgano con facilità. Avere due cani complica le cose, non vuol dire che le rende impossibili, però complica le cose, ok? Per cui Anna, se siete una famiglia che si muove tanto, fa tante cose, va tanto in giro, gestirne due, parlo proprio in termini pratici e concreti, sarà meno semplice. Non vuol dire assolutamente impossibile, ok? Due, non so quanto per Snoopy possa essere buono avere un altro cane. La cosa importante è sempre riflettere, essere consapevoli e non scegliere solo sulla base emotiva, perché prendere un secondo cane che ha il grandissimo valore, che magari questo cane lo prendiamo anche da un canile, ma magari poi mettiamo sia Snoopy che l'altro cane in una situazione di difficoltà, quando magari quell'altro cane potrebbe avere delle altre chance di una vita diversa, ok? Quindi riflettete solo, poi è fantastico avere due cani, ok? Conosco un'infinità di due o tre cani che vivono benissimo in gruppo. Conosco anche cani che da quando è arrivato il secondo cane, esattamente come conosco dei fratelli maggiori che da quando è arrivato il fratello minore sono andati in crisi.
Ok? Punto. Basta, sto zitta. 21:15, anche per questa sera direi che abbiamo concluso la nostra serata. Fatemi solo leggere perché non vorrei saltare qualcuno. Hey, buonasera Alberto. Antonella, Zoe l'ha adottata con amore a prima vista, convinta che fosse un mix caccia, perché abitiamo in campagna, il nostro cane precedente lo era. Invece si è rivelato essere, ha detto la veterana, un pastore svizzero. Andando a leggere le caratteristiche, le ha tutte, nessuna esclusa, e per fortuna comunque il nostro stile di vita è adatto. Si tratta sempre di creare delle coppie il più possibile semplici, per semplificare la vita a tutti, tutto qui. E davvero, se ormai tu hai adottato il tuo cane, fantastico così, fai il meglio che puoi, come dico sempre io, con quello che hai, perché andrà benissimo comunque, soprattutto se sceglierai di imparare di sapere. Basta, chiudo qui, spero di essere stata sufficientemente chiara questa sera, perché veramente mi sento le spalle affaticate questa sera dalla giornata. Mi piacerebbe sapere una tua osservazione sui Chihuahua. Sono cani complessi, ma mi piacerebbe avere un tuo parere. Io devo dire che io non trovo i Chihui dei cani complessi, io li trovo dei cani, ad esempio a me piacciono tanto i Chihui, credo che ci sia un grosso problema, mi permetto una generalizzazione. Tantissime persone che scelgono il Chihuahua lo scelgono perché è piccolo e pensano di poterlo tenere come un gatto. E questo fa sì che questi cani vengano cresciuti in modo inadeguato e questo fa sì che questi cani spesso sviluppino difficoltà, ma solo per il modo in cui troppo spesso questi cani vengono cresciuti, perché se no sono dei canini fantastici, sono delle caccolette grosse così, che però vanno cresciute esattamente come quell'altro grosso così, ok? E questo secondo me succede con diverse razze, ma trovo che con i Chihui succeda più che con altri, ok? Che tendano proprio ad essere adottati da un certo tipo di persona. E Francesca, ovviamente non mi riferisco a te, ok? Ok. Rosy, la mia Amai, la mix maremmana, è come dici tu, ma grazie al tuo video percorso hai imparato a gestirla, anche se a volte è difficile perché è molto territoriale. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te, Rosy, veramente. Ciao, Dania. Io ho un lupo cecoslovacco di 3 anni. Carla, lo dico anche a te, il lupo cecoslovacco è un cane molto, molto particolare perché non l'abbiamo creato per fare un lavoro. Vai a vedere la sua storia. Vai a vedere la sua storia e scoprirai un sacco di cose. Con la mia prima Chihuahua ho sbagliato. Ma ora assolutamente no. Ok. Va bene, allora io per l'ultima volta ricordo a tutti voi che sul sito www.caniperamici.it trovate le opportunità. Di questo si tratta, dei video percorsi. Solo con i video percorsi io posso fare veramente qualcosa per te e per il tuo cane. E questa è veramente la mia missione. Sempre sul sito, per chi è qui per la prima volta, per chi non l'avesse mai provato, trovi il mini percorso che ti permette di provare e di vedere che non sono solo parole, ma ci sono anche fatti molto molto concreti. Ecco, i miei percorsi sono molto molto concreti, pratici e concreti senza tanti fronzoli. Grazie per le tue riflessioni, ci rifletteremo con calma. Grazie a te, Anna. Grazie delle spiegazioni sempre chiarissime, come i tuoi video nel video percorso. Grazie, Laria, grazie infinite. Grazie infinite a tutti voi che avete scelto di investire 3/4 d'ora del vostro tempo, della vostra serata, e tutti siamo stanchi la sera, per imparare qualcosa che di sicuro metterà un pezzettino in più nella vita con il tuo cane e nella vita del tuo cane. Grazie infinite a tutti voi. Per qualunque info, me lo dimentico sempre, me lo scrivo anche sui video percorsi. Mandate un messaggio scritto o un audio al numero WhatsApp di Cani per Amici che trovate sul sito, oppure che puoi segnarti che è 349 1156 962, oppure per informazioni manda una mail a me a caniperamici@gmail.com. Io vi saluto. Ciao Cri, grazie infinite a te. Io insisto con i miei semini. Grazie Dania, grazie infinite. Grazie Laura. Un abbraccissimo, una super super coccola ai vostri cani per amici che sono cani fortunati, ne sono veramente certa. Buonissima serata, ci vediamo tra 15 giorni e per chi vorrà ci incroceremo come sempre il venerdì
sul gruppo di Cani per Amici per un piccolo momento live insieme. Buonissima serata a tutti. Ciao. Ciao Fulvia. Grazie. Ah, stasera ero veramente un bollita. Grazie infinite. Ciao Katia. Ciao. Buona serata a tutti voi.